Raga, oggi vi parlo di skateboard sotto le 100 euro, perché sono quelli giusti per iniziare e perché vi aiuteranno a imparare un trick facilmente. Raga, vediamo adesso una panoramica delle nuove tavole di Ghetto Blaster. Ghetto Blaster è un marchio italiano appena uscito sul mercato, è circa un annetto che c'è, collaboro con loro e devo dire che il prodotto è veramente figo perché mi hanno permesso di dare dei consigli per migliorare delle cose che purtroppo in tanti skateboard più famosi non ci sono. Vediamo assieme quali sono queste caratteristiche e perché ti aiuteranno a imparare ad andare in skateboard in fretta. Raga, iniziamo con il legno. Che cos'hanno le tavole di Ghetto Blaster rispetto a tanti altri marchi? Sono fatte in 7 strati di acero canadese. Per esempio, sui completi di altre marche più famose non trovate l'acero, ma trovate la betulla. La differenza qual è? L'acero è il legno che si usa negli skateboard professionali e vi dà delle caratteristiche e delle qualità che la betulla non può dare. La differenza è che la betulla costa meno e l'acero costa un po' di più. Ghetto Blaster è riuscita a stare con una tavola veramente professionale sotto le 100 euro. Altra cosa importantissima sono i track. I track hanno il kingpin è questo perno centrale forato. Perché forato? Rende la tavola più leggera, quindi pesa meno sotto i vostri piedi. Se pesate poco è una cosa fondamentale, ma rimane resistente perché il kingpin è in acciaio e il track è in alluminio. Le ruote sono 100A, 100A la durezza ed è una durezza ottimale per le superfici lisce, strada, lo skatepark e comunque per andare veloci. Hanno un battistrada bello largo, il battistrada largo ti aiuta ad avere equilibrio e un profilo conico. Il profilo conico ti aiuta ad andare meglio nelle transizioni, quindi in ball, in park, sul quarter, perché ti aiuta meglio a rientrare i trick dal coping. E importantissimi sono i cuscinetti. I cuscinetti sulle Ghetto Blaster sono Bec 9. A Bec 9 sono dei cuscinetti molto veloci che praticamente fate fatica a trovare sugli skateboard professionali. Per farvi un esempio, questi cuscinetti, se li comprate separati, li pagate 18 euro. Raga, la figata è che c'è una skate tool che è una chiave multifunzione per la manutenzione dello skateboard. Questa in omaggio è una chiave che da sola costa 15 euro. La trovate con ogni tavola. Allora, raga, perché e quando scegliere uno skateboard Ghetto Blaster? Lo scegli quando sei un principiante o quando sei un intermedio. Vuoi un prodotto che ti duri nel tempo e per le caratteristiche che abbiamo visto prima ti aiuti a skateare e imparare trick più facilmente e soprattutto quando devi cambiare qualche pezzo hardware, quindi le ruote, i cuscinetti, non devi buttare via tutto. Le tavole professionali come queste sono poche e la fascia di prezzo è tra le 90 e le 120. Ghetto Blaster è stata bravissima a offrirti un prodotto che sia meno di 100 euro. Allora, man, se il video ti è piaciuto, fallo vedere un amico che lo potrà aiutare magari nella scelta. Ricordati di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao, buona giornata!